tocca per Toledo, la giocata al volo di Toledo, può inserirsi Belli, c'è Bigoni da solo, Belli cerca di fare tutto da solo, arriva ora da Bigoni, Bigoni controllo, il tiro ancora Bigoni e Carletto Bigoni lo sblocca subito, è 1-0 dopo soltanto 5 minuti. Il 2-0 segnato da Roberto Machado Toledo, il contropiede poi spiazza il portiere. Scusa, ottimo l'intervento da parte di Minincredi che poi riceve nuovamente il pallone, ecco palla larga per Toledo che prova la cannonata, il tiro no, è uscita, incredibile. Parte capitan Gambadori, la palla sul fondo, c'è l'incursione sulla fase di interagiatore, però se c'entra Toma prova il tiro. Minincleri, palla per Toledo, Toledo vede l'inserimento ancora, Toledo riesce a mantenere il possesso del pallone, prova un stracco, è un gol incredibile di Robson Machado Toledo ed è 3-0. Ecco Minincleri si ferma, va adesso al cross per Bigoni ed è troppo facile per Carletto Bigoni segnare il 4-0, 18° gol stagionale. Calcio di punizione per il Bastia, eccolo, battuto abbastanza male, Colacchioni può volare in aria per liberare di testa, poi Cossu allarga sulla fascia destra, il pallone in area di rigore, palla sul fondo. Mamma mia Gioia! Con la battuta del calcio d'angolo, l'anticipo di testa ed il gol di Bianchini, l'ex pistoiese fa 4-1. Attenzione ancora Bianchini, lotta contro il suo marcatore, poi allarga il pallone, pallonetto Giordani, serie di finte, si crea lo spazio, poi lascia per Minincleri che Marcos! Per Cecchi, il pallone buono per Minincleri, il controllo di Minincleri, il tiro di Minincleri ed è il gol del 5-1 di Simone Minincleri. Per Giordani, controllo di Giordani, si accentra, pensa al tiro, lo prova. Ecco il pallone in profondità, attenzione perché è buono il controllo da parte di Fontanella, ancora Fontanella, il poi De Angelis si accentra, il pallone dietro per Sacca, Sacca litiga col pallone, poi va alla conclusione Murato e finisce qui la partita. La Pistoiese batte il Bastia per 5-1, le reti al quinto di Bigoni, all'ottavo di Toledo, al 21° nuovamente Toledo con un gol da antologia, poi Bigoni al 28° accorcia per i locali, Bianchini al 5° del secondo tempo e Minincleri al 23° della ripresa. Sigla il risultato sul 5-1 per la Pistoia. Dentro i nuovi di Paola e Calzola, ritorna Adamo dalla squalifica, dentro pure Chiani e Menchinella, no Fivara un 4-3-1-2 con Brescia, trequartista Galbiati in cabina di regia, i centrali di difesa sono Adamo e sette passi, sugli esterni Calzola e Mencarino, in avanti Urbanelli e Di Paola. Lo Siammari deve fare a meno del capitano Alfonsi per squalifica, casacca azzurra per il Foligno, a strisce viola e bianche per lo Siammari, dirige la gara signor Nicolò Sprezzola di Mestre. All'11° si rende pericoloso il Foligno, Chiani trova lo spazio giusto, spara un diagonale che fa la barba al palo. Si rende pericoloso il Foligno al 15°, Brescia entra in aria, mette al centro, sbuca la testa di Di Paola, Provaloni con un balzo respinge la sfera negando il momentaneo vantaggio dei Falchetti. Ma lo trova al 22°, Galbiati mette al centro, Di Paola sotto misura e più lesto di tutti che di punta mette nell'angolo alla destra di Provaloni. Al 31° si fa vedere in avanti Lossi a mare sul calcio piazzato, Cardarella tira centralmente, Biscarini attento e blocca a terra. Al 35° Provaloni anticipa Di Paola che entrava in aria tutto solo. Ossia Male che nel finale del primo tempo tenta di schiacciare il Foligno nella propria area alla ricerca del pareggio, ma la prima frazione di gioco termina sul parziale di 1-0 per il Foligno. Inizia la ripresa subito con un cambio per l'Ossia Mare, entra Villanueva, esce Cardarella, al 2° minuto raddoppio del
Foligno, Di Paola va al cross, Piroli sbuccia la palla di quel tanto per mettere fuori causa Provaroni. Al settimo accorcia le distanze l'Ostia a mare, Cardarella mette una palla lunga in aria, esce male, Biscarini non si capisce con Adamo, salta più alto di tutti ma Sciocca che mette dentro. Al quindicesimo Nofri tenta la carta a Porricelli, esce Brescia. Al 17esimo Urbanelli si invola in aria tutto solo, esce Provaroni, entra in contatto col numero 7, va a terra, chiede il calcio di rigore ma per il direttore di gara è tutto regolare. Al 22esimo Urbanelli entra in aria sull'out di destra, il suo tiro cross sfiora il palo mettendo i brividi a Provaroni. Al 37esimo esce Di Paola, fra gli applausi dei tifosi entra Luchini. Nel finale di partita si nervosisce, il direttore di gara concede 6 minuti di recupero. Al 48esimo ci prova ancora Luchini dalla distanza, impegna Provaroni che respinge sulla traversa. Finisce qui la gara con la vittoria del Foligno.